Ma buon salve a tutti! Oggi sono qui per reagire un po' al meglio del trash italiano degli ultimi mesi. E niente, mi sono salvato un po' di roba su Instagram. Ringraziamo la pagina Trash Italiano per queste opere d'arte che ci regala. E niente, detto ciò, direi di iniziare subito. Ma che ca... Ferma tu, che pensi di fare di nascere così quando vuoi tu? No, bisogna chiedere il permesso. Quando nasce Gesù bambino, lo stabilisce il governo. Certo, lo stabilisce il governo. Ministro Boccia. Ma che? No, vabbè, Mario Giordano sta impazzendo piano piano con questo programma, soprattutto sta impazzendo. Se volete, lasciate più like possibili, ora non vi dico un numero preciso, ma se questo video sfonderà di like, probabilmente reagirò al meglio di Mario Giordano su questo programma TV. Ne ha fatte di cazzate. Anzi, alcune ne vedremo anche quest'oggi. Però ma c'è un altro. Oh Gesù. Sai Sei qual è? sicuro? È questo, guarda. Ma mi sembra strano, mi sembra strano. Bravo. Tutte le volte che chiamo Maria Bravo. Laura. Bravissimo. Paolo Brosio che bacia una ragazza. Non sono Questo è lì. il bacio che volevi Proprio dare mi e non gliel'hai dispiace. dato. Hai preso il due. Cioè, ha baciato la ragazza del figlio, se non erro. Cioè, non ho capito chi è quel tizio. Non ho seguito sta vicenda. Forse lui è l'uomo della sua fidanzatina, il tizio che sta in chiamata. Credo, non voglio dire una cazzata, ma fa senso guardare questa immagine di Brosio che bacia una ragazza. Va bene, va bene. Era imbarazzato, non sapeva più cosa. Ma che? Porca troia, Ma Madonna. è un animale, è una risata, è un rutto, una scoreggia. Tutto ciò la notte mentre c'è gente che dorme e si sente sta risata strana. No, tra una e l'altra, però non ce la fai. Ma amore, tutto a Ragazzi, io posto. dormo qua, eh. Tutto normale. Tutto normale. Cioè, chi è che ride così? Ma chi è che ride così? Cioè, non ho mai sentito una risata del genere. Vabbè, se qualcuno ride così me lo scrive nei commenti, voglio capire. È un apparecchio professionale Ok. e con lo spazzolino non riusciamo mai a levare il calcare e tutti i residui tra i denti. Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my leg. Come il calca... Adesso spiegatemi, ci avete il calcare nei denti. Nel cervello ci avete il calcare, nel cervello. Qui il calcare. E si vede, state a dire un sacco di cazzate. Il calcare nei denti, mo. Non riusciamo a togliere il calcare. Ma andiamo avanti. Questo micro purificatore d'aria di tecnologia israeliana, per un metro cubo intorno alla persona, genera dei cationi che inibiscono praticamente qualsiasi virus abbia segno positivo, ok? È tecnologia Certo. che andrebbe distribuita alle forze di polizia Sì. del paese, a tutti i sanitari impegnati, perché questo ci darebbe una mano a fare più serenamente il nostro lavoro e soprattutto a combattere il virus con la tecnologia. È un neutralizzatore di batteri Qualcosa. Mi pregherei di avviarsi a quindi concludere, dottor Chiam. concludo, quindi ci sono degli elementi di concretezza, Ma... rispondo all'onorevole Molteni, su cui si può lavorare, non solo sul piano normativo, ma anche sul piano dell'uso delle tecnologie che, se distribuite, diciamo, su grandi numeri, i costi sono abbattuti. Grazie, Presidente. Non ho capito. Ma che noi portiamo sta gente in politica? L'amuleto che ci risolve il problema col Covid, che purifica l'aria. Bene, un purificatore d'aria, quel robot lì. Io lo vorrei comprare solo per provare quanto sia inutile, ma sarebbero soldi buttati, quindi meglio di no. Perché certa gente, cioè, non capisco come mai certa gente se ne viene con queste idee. La sua campagna Top telegiornale, top giornalista. che forse Trump è ancora vivo e in buona salute lì nello studio. Non si è capito una mazza.
dalla sua campagna arriva un incoraggiamento, dice il direttore, che forse Fort Trump è ancora vivo e in buona salute lì nello studio. Un applauso a sto tizio. Top, top. Non ho mai sentito notizie dette in miglior modo. Le mogli siano sottomesse ai mariti. Hai sentito che dice qua? Come ha detto, scusi? Come ha detto? Vole sana, così. Fumatevi che cosa prima di venire qua, così stai a pensare a che cos'altro. E non state attenti a queste parole, certo, che sono, certo. Che sennò dopo ci mettono in crisi. Le mogli siano sottomesse ai mariti. Capito, care signore? Capito, signore? Le mogli sottomessi dai mariti, lo dice il prete. Il marito infatti è capo della moglie, dobbiamo insistere ancora? Le mogli siano sottomesse ai mariti. Avete sentito? Prendete appunti, le mogli sottomessi dai mariti. Questa cosa io non lo sapevo, l'ho saputo solo oggi grazie a codesto prete. Vabbè, buon per loro. Ma non è finito qua, torna il caro Mario Giordano con la scena storica di Halloween. Io Halloween non lo... Adoro sta clip. Io Halloween non lo voglio festeggiare, non lo voglio festeggiare. Bravo Mario, bravo, così si fa, non si festeggia Halloween, si distruggono le zucche. Ma che è sta clip? Questa signora è arrabbiata per i tamponi. E come ci lasci in sto tampone? Dobbiamo andare alle 4. Come alle 4 di mattina? Siamo a Brunghiti, allora tanto papà viene o coronavirus e me ne vado pure a cimitero che la ponci putimi nemmeno. Perché non ci accompagni nessuno, comunque mi fa una brutta fine. Bene, secondo questa persona ci svegliamo alle 4 di mattina per andare a fare i tamponi. Sì, e poi prendiamo la bronchite, moriamo. Vai, ha capito tutto questa. Ha capito tutto. E beh, c'ha ragione. Perché? Perché proprio lui? Io non ho incontrato in queste settimane neanche una mamma. Meno male. Che avesse dichiarato disponibilità a portare i bambini. Meno male. E tuttavia mi capita di vedere un'intervista ad una mammina, pangina, una bella mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi. La domanda del giornalista: lei che cosa dice per la chiusura delle scuole? Risposta: la mia bambina è venuta da me piangendo e mi ha detto: mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. Due minuti di applausi. Ha capito tutto nella vita, ha capito tutto. Applausi. E c'ha ragione. Secondo me è l'unica bambina in tutta Italia che piange per andare a scuola. Non si è mai sentito una cosa del genere. Tutti odiano la scuola, questa bambina vuole imparare. Ok, ci sta che questa bambina vuole imparare, ma è un caso raro. Bravo, lui sì che ha capito tutto. Ma non è finito qua, abbiamo le ultime tre clip. Due di cui sono un po' particolari, perché ci sono in mezzo le attrici di Intrighi e Passioni. Oh mio Dio, cosa hai fatto? No! Bravissima attrice, guarda, bravissima attrice. Ora ho capito perché va ancora avanti Intrighi e Passioni su YouTube. Perché Trash e No Sense nello stesso tempo. Anzi, ho iniziato a guardarlo, poi a una certa ho detto no, basta, perché sono talmente tanti video, tanti episodi che non si capisce la mazza. Poi è mischiato tra versioni in giapponese, versioni in inglese, versioni in... non si capisce una mazza. Adesso basta. Ora spiegatemi chi è che si asciuga le lacrime qui sul labbro. Ma che cazzo sto vedendo? Ma prima di chiudere, vorrei chiudere con questo video particolarmente importante, ricordando il caro Magnesio che ci ha lasciato nell'ultima puntata del collegio. A proposito del collegio, ogni mercoledì sul canale Viola facciamo la reaction alle 20:30, non mancate. E noi ci salutiamo così. Mi vuole venire? Va bene, certo. Corriamo il rischio. Allora, nome del partito. Figa. Top partito, il partito della figa. Un acronimo. Ma Magnesio lo voglio salutare così. Grande Magnesio. Rimarrai sempre nei nostri cuori. Ti si vuole bene.
ti si vuole bene. Niente, direi di chiudere qua questa carrellata di trash. Se vi è piaciuto, ovviamente, like, iscrivetevi al canale, seguitemi nei social e niente, noi ci vediamo alla prossima.